Benvenuti amici sgarbatori in questa puntata del Sunday Tech domenicale come di consueto. In questo episodio vi parleremo iniziando di AMD e parliamo appunto del motivo per cui sconsigliamo sempre, o comunque tutti in generale sconsigliano, di comprare i computer preassemblati, che andate all'Oronix, andate al Trony. Perché? Perché quando usciranno le nuove AMD R9 della serie 300, praticamente sui computer OEM, quindi appunto i preassemblati, saranno dei rebranding. Voi comprerete un computer con scritto R9 380, R9 370, R9 360 e vi ritroverete del R9 serie 200. Purtroppo AMD per questa sezione di mercato ha deciso di fare così, non si sa bene comunque perché, però insomma non comprate preassemblate con queste schede perché effettivamente non saranno quelle schede. Esatto. Quindi prestazioni inferiori eccetera eccetera. Continuiamo a parlare di AMD e vi proponiamo il caso del Zen. Sì. AMD Zen, che cos'è? I nuovi processori che usciranno tra un po', probabilmente anche che non sono recenti. Nel 2016 in teoria. Sì. E a quanto pare AMD finalmente ha deciso di buttare fuori i processori degni, anche perché prima di quelli ci saranno un'altra serie di processori se non sbaglio. Niente che, però aspettiamo tutti gli Zen perché quando usciranno avranno prestazioni molto molto più elevate rispetto ai vecchi AMD e soprattutto prestazioni molto più simili all'Intel che conosciamo noi tutti i giorni. Esatto. Infatti presenteranno una nuova architettura prima di tutto di produzione, quindi che si chiama FinFET, che appunto sarà 14 nanometri come lo saranno gli Intel Skylake, e appunto una nuova architettura che permetterà di lavorare in modo diverso da come lavoravano ora, offrendo appunto un 40% in più di prestazioni sui cicli di clock del processore. Quindi avremo un bel incremento di potenza. E insieme ai DirectX 12 noi pensiamo che sarà un bel lavoro. Lo Zen sarà sia per APU che per FX. Sì. Quindi per fortuna mia farò il culo a Raffa con i nuovi FX. Rimaniamo sempre su AMD parlando delle prime immagini che sono uscite per le nuove serie 300. Noi ipotetiche, dovrebbero sì, essere quelle. Sono render, sicuramente non sono neanche vere. Mm-hmm. Comunque si tratta di schede video, come potete vedere, molto molto piccole. Infatti grazie alle nuove HBM sono riuscite a ridurre lo spazio a bestia. E da quello che notiamo avranno probabilmente un dissipatore a liquido. Anche quello perché ragazzi AMD è lezza. Praticamente te non le puoi acquistare perché se è un case decente non ci stanno. O se è un case troppo grosso non ci arriva il radiatore. Quindi pensate la merda che hanno fatta. Comunque vabbè, ce l'hanno messo perché scalda. Così, non sì, è che mettono il liquido per fare sta più bassa, hanno messo che scalda troppo. Ipotizzo, sì, che scaldino troppo, però sì, anche questa cosa qui, magari sì, sono più potenti a bestia delle Nvidia Maxwell, cioè con le nuove memorie saranno tipo 5, non so quante volte più potenti, però voglio dire, alla fine te è Maxwell, che non consuma niente, non scalda, non fa rumore, la metti e va, lì madonna devi comprarla, metterla lì, rimettere, avvitarvi all'azione del case, sperare che non si scaldi troppo. Poi quanto consuma? Quanto costa poi? Non c'è scritto. Niente. Quindi ragazzi, niente. Ha fatto come le vecchie R9, l'ha riproposto il dissipatore al liquido che secondo noi... L'unica cosa bella è le dimensioni. Cioè, che sembra praticamente è una scheda potentissima che ha la dimensione 750 Ti. Quella lì è l'unica cosa. Sì, però tanto avendo perso le dimensioni perché ci hai messo il dissipatore lì. Quindi che te ne fai una scheda così se poi c'è il tubo accanto col coso? Però a questo punto fa la lunga e via. Lavoraccio. Usciamo da AMD finalmente perché insomma basta. Bene parlare troppe brutte notizie, troppe brutte notizie, e parliamo della 980 Ti di Nvidia, che a quanto pare sarà una Titan X, come avevamo già detto, quindi è confermato che sarà una Titan X con la metà della memoria. Questa è una cosa molto bella, infatti, perché chi non riesce ad aggiungere il budget estremista della Titan X potrà comprarsi una 980 Ti e avere le solite prestazioni, diciamo, perché esatto. Metà RAM basta una grande per qualsiasi sì, infatti, cioè. Il prezzo della 980 Ti sarà molto inferiore alla Titan X, un pochino più della metà rispetto a Titan X, e leggermente superiore alle 980, sì. Di circa $100, 100 euro, insomma dipende da quando le buttano fuori. Quindi se stavate pensando di comprare una Titan X, se qualche pazzo di voi stava pensando di comprare una Titan X, aspettate che esce la 980 Ti. Dovrebbe uscire, come già detto in qualche Sunday Tech scorso, a fine maggio. Sì, dovrebbe o giugno o luglio, insomma dovrebbe uscire in concomitanza con le nuove R9, giusto per fare competizione, giusto perché... Mm. Rimaniamo su Nvidia parlando di una cosa molto carina che ha fatto e che sta realizzando tuttora, ovvero comprando la 980 o una 970 vi verranno regalati ben due giochi che devono ancora uscire tra l'altro, quindi proprio ultimi bestia e si tratta di Witcher 3, il nuovo gioco che insomma dice che è bello a bestia, il meglio open world in the world, e quello lì, e il nuovo Batman che non mi ricordo mai come si chiama, comunque quello lì tanto l'hanno fatto un miliardo su tutti uguali, quindi si ipotizza che insomma se li regalano saranno anche ottimizzati bene. No de, cioè esiste un gioco che non è ottimizzato per Nvidia, cioè no pro. Oltre a tutto questo, comprando una 960 desktop o una 980M o un 970M vi verrà regalato solo The Witcher 3. Sì, è un'iniziativa molto interessante a parte di Nvidia, che cioè lo fa sicuramente per farvi passare dal lato verde della storia. Se non lo siete già, concorrenza bestia. Però è comunque qualcosa che insomma quanti sono? 50-40 risparmiati. È una cosa che ha sempre fatto, perché anche con la 780 la regalava giochi. Quindi cioè Bene, GG a Nvidia, questa volta gli va dato. Come sempre, questa volta
Dove vai? Come sempre, cioè. Ora vi parliamo di notizia che a quanto pare da parte di Nvidia è stata risolta. Nello scorso Sunday Tech, infatti, avevamo parlato dei ricavi prestazionali che aveva avuto Nvidia su Nvidia GeForce Experience, che praticamente era un servizio che stava in background e che rilevava un po' di FPS durante il gioco. A quanto pare Nvidia, facendo un nuovo aggiornamento del software Nvidia Experience, che è quello che appunto vi permette di usare Shadowplay e tutte quelle cose lì, ha risolto il problema senza che voi quindi andrete, non dovete andare a disattivare il servizio sul Task Manager. In più, a quanto pare, ha risolto anche dei vari problemi riguardanti il crash di GeForce, perché anche appunto a me è successo. Sì, successo. Io non ho mai notato, comunque non ci ho fatto neanche caso, mi sembrava che non fosse mai crashata a me. Invece a me con la 670 è crashata. Ecco, magari sì, con schede video un pochino meno recenti delle nuove Nvidia Experience crashava e quindi l'ha risolto. A quanto pare è stato risolto. Comunque, se volete andare a vedere notizie, tutte le cose, trovate sempre tutto in descrizione. E ora una notizia che vi farà molto felici, però che nessuno potrà mai avere, a meno che non andate su eBay e fate la ricerca a Hong Kong e Cina. Praticamente Zotac ha buttato fuori una nuova GTX 960 molto particolare, sì. Che si tratta proprio di una 960 completamente nuova, quindi rifatta anche il PCB, anche il dissipatore, rifatto l'overclock e tutto. Praticamente una 960 overclockata a paletta con una ventola aggiunta sopra. Sì, praticamente ecco. Il dissipatore è il classico 3 ventole tipo quello di Gigabyte, comunque quello di Zotac dell'Amp Edition. In più hanno aggiunto una ventolina da 60 mm sopra, dove c'è il backplate per raffreddare il VRM, e il processore arriva alla bellezza di 1500 MHz. Come praticamente non 80. Esatto, a differenza dei 1100 impostati di nel chip stock, sì. Nvidia 960, quello reference, insomma. Il problema però che è per il mercato asiatico. Purtroppo è commercializzata solo laggiù e qui in Europa o comunque anche in America non c'è. E niente, l'unico modo che potete averlo, andate sui siti asiatici e l'acquistate, ve la faccio mandare, o se no ricerca su Asia e su eBay. E se da una parte siamo scontenti per non poter comprare una Zotac 960 edizione GameForce Topix un casino, dall'altra parte abbiamo una 980 fatta dall'overclocker o comunque edizione 8-pack. Si tratta di una 980 praticamente normale, solo che overclockata, con naturalmente un dissipatore diverso, fatta proprio apposta per lui, e addirittura anche un trim all'esterno per regolare qualche cosa che non si che sa. Che non si sa, mortalmente il voltaggio, sì, in teoria, però boh. Parte da una frequenza di 1,3 fino ad arrivare a 1,4 col boost, quindi insomma un bel lavoro, già molto più overclockata delle 980 stock. E appunto per avere tutti questi risultati è stata anche migliorata anche nel VRM, quindi il PCB sarà leggermente diverso, comunque migliorato, e in più sono state selezionate, sono schede state selezionate apposta per fare questa cosa. Hanno controllato quali erano le migliori, sì, hanno detto questa qui si manda overclock, come da adesso anche dei Kinguin o dei Superclock del VGA. Sì, sicuramente, perché sennò non riuscirebbero a raggiungere quelle cose. Sono selezionate. Costa 800 euro su Case King, sarà disponibile solo su Case King, e appunto è da matti. Cioè, ora che esce la 980 Ti si mettono a fare una 980 per croccato. Che cazzo non la fa a fare? Esce la 980 Ti. Allora l'hanno fatta perché lavorava. Ma passiamo ora ai nuovissimi DirectX 12 che stanno per uscire a breve, e Microsoft ci ha buttato un'altra chicca, che praticamente con le nuove DirectX 12 la scheda video del processore potrà essere affiancata alla scheda video dedicata, e quindi avete un bel lavoro in quanto a prestazioni, perché se voi avete un Apple, magari un R9, oppure avete un Pentium, una 750 Ti che prima facevate insomma sui 40 fps, dipende dal gioco, ora potremo avere un boost prestazionale molto più elevato, arrivando anche sopra i 50 magari, quindi rispetto ai vecchi Windows questo cosa è molto molto più ottimizzata e molto fatta meglio a bestia. Sì, questa cosa diciamo che esisteva di già con le APU di AMD, perché come diceva AMD, utilizzando un APU e un R7 si riusciva a utilizzare tutte e due le GPU, quindi quella integrata nell'APU e quella dedicata dell'R7, per fare una cosa unica. Insieme. Bello è che con Windows 10 e le DirectX 12 questo si potrà fare con tutto. Sì. A quanto pare Microsoft, anche con Intel. Microsoft sta facendo un bel lavoro. Oculus Rift. Voglio iniziare così questa notizia. Questo nome è un po' strano. Che uscirà a inizio 2016. Praticamente hanno confermato che l'Oculus Rift, dopo tutte le varie notizie che avevano detto no, ma ci vuole un sacco di soldi per farlo, non abbiamo i materiali, non esiste nell'universo il materiale per produrre lenti di merda. Oddio santo, Dio. Hanno detto nel 2016 ve lo facciamo. E praticamente oltre che a cambiare un po' il look, hanno aggiunto anche un nuovo track motion davanti, quello per le mani, insomma un bel lavoro. E niente, l'Oculus Rift uscirà in versione quella principale, 1080p, eccetera eccetera eccetera. Quindi un bel lavoro. Sì. Quella che tutti potranno acquistare. Quanto costerà? C'è scritto o no? Comunque insomma 400-500 euro il prezzo che arriva anche la madonna cioè mi compro una 980? Oh, ma quello è fotorealismo a bestia, cioè. Sì, ho capito, cazzo. Comunque una cosa che volevamo dire è che anche noi avevamo pensato di acquistare il DevKit 2, cioè quello che è disponibile ora, comunque anche questo Oculus quando uscirà, ma aspettiamo ad acquistarlo perché Steam ha annunciato che farà un Oculus Rift dell'HTC, quindi praticamente la marca che fa i telefoni, e appunto essendo di Steam è sicuramente un bel
al lavoro meglio rispetto a questo. È un lavoro meglio perché sicuramente sarà compatibile con tutti i giochi di Steam. Cioè, se lo fanno, tutti, se lo fanno loro, sarà compatibile sicuramente con la maggior parte dei giochi Valve. Perché magari Steam, tipo Bioshock, magari no. Comunque, tutti i giochi Valve sarà sicuramente compatibile. Invece, l'Oculus ci sta di no. Quindi, boh, staremo a vedere, ragazzi. Che onestamente c'era salita sta scimmia di comprarlo. Sì. Però, e poi un'altra cosa in più, che infatti l'HTC è già stato annunciato che uscirà a fine 2015. Quindi, un po' prima della Oculus. Già, già oltretutto. Quindi, boh, mi pare che sia un bel lavoro. Staremo a vedere, tanto lo saprete noi se fa tutto delle grandi cose. Ebbene, ragazzi, prima di concludere, voglio annunciarvi una notizia che, guarda, quando me l'hanno detta, Madden, sono stato contenta bestia. Citazione molto zeb questa cosa, che l'ho detta molto bella. MSI sta per buttare fuori la nuova scheda madre Socket M3+ 990FX. Una bestia, proprio, ragazzi. Cioè, una bestia. Praticamente avrà le stesse prestazioni della 970, già recensita un po' di tempo fa, che, oh mio Dio, sarà magari leggermente superiore. Però è bella. C'ha l'heat pipe che parte dalle fasi di alimentazione, passa al North Bridge fino al South Bridge. C'ha l'USB 3.1, c'ha il supporto all'NVMe, che praticamente è il supporto per... È una nuova tecnologia che praticamente chi ha un SSD PCI Express potrà utilizzare e praticamente incrementa ancora di più le prestazioni. Non funziona sugli SSD SATA, ma funziona solo su quello. Comunque intanto ce l'ha, quindi allora... L'avremo. L'avremo. Non vi preoccupate che ci penso io, l'avremo, vi faremo sapere a quanto va quella scheda lì. Tanta roba. Però purtroppo non sa il prezzo, io credo che... vabbè, comunque come quella... 970 Se la 970 si trova a 90-100 euro, quella come minimo si troverà a 130-150. Sì, vabbè. Perché, oddio, cioè, dire, non vi fate seghe. Quando c'è da comprare un PC, 30 euro in più, 30 euro in meno, neanche li vedi. Quello è vero. Quindi, cioè... E poi c'è l'heat pipe, oddio. Vabbè. È rossa e nera. Vabbè, è uguale a quella. E ho capito, ma cioè, ma c'è l'heat pipe, un bel lavoro. È un bel lavoro, basta, è bella, cioè è bella. A me garba, sono contento. Poi no, è sempre, sono sempre contento quando fanno qualcosa per me. I processori non le GPU, intendiamo. Sono sempre contento. E questo mi fa pensare che, insomma, insieme anche alle Zen, processori Zen 2016, ho deciso di non passare a Skylake. Vaffanculo, aspetto un anno e poi mi compro MD, mi fa un culo così a tutti. Dio, ma è possibile? Ma dove vieni? Ma non ti spoccolo da solo. Questa notizia si chiude il Sunday Tech e ci rivediamo giovedì con un video su un qualcosa che non abbiamo ancora scelto. Comunque ci vediamo giovedì. Niente. L'evento HK è stato il top. Ci faremo un video. Fammazzo, scusa.